è rimasto un po' di caffè. Fermo! Che c'è? Ma te le sei lavate le mani? No. E vai in bagno a lavartele, a criminale, un tore, disgraziato. Dove sei andato? Dove sto andando? In bagno, no, lavami le mani. Ma la tua certificazione l'hai scritta? Eppure per andare in bagno, mo ci vuole la tua certificazione. Ah, allora non hai sentito la diretta Facebook di Conte ieri sera. Sono le nuove disposizioni draconiane del decreto 75 bis per gli spostamenti all'interno dell'appartamento. Oh, cazzo. Vabbè, senti, non è che ti è rimasto un mollo, no? No, vabbè, stichilo sul tovagliolo, tanto uguale. Oh, mi raccomando, compilalo bene che se non ti fermano sono cazzi, 5.000 euro di multa e ti tagliano anche i tendini della guida per non farti camminare. Motivi? Ti metto motivi di? Igiene personale. Igiene personale. A posto. Allora, vai. Che mangiamo stasera? È sempre a mangiare, pensi? Non c'è un cazzo in frigo, devi andare a fare la spesa. No, ti prego, vai tu a fare la spesa. Ho paura, è pericoloso. In giro ci sono le brigate partita IVA. Quelli sono spietati, se ti prendono ti lascio le mutande. Non hanno più niente da perdere. No, tocca a te andare. Io ieri sono sceso a gettare la spazzatura. E va bene. Vado io. Ma, scusa, perché stiamo parlando così? Per dare più enfasi al dialogo. Ah, ho capito. E vabbè, ma adesso parliamo normale, magari cambiamo anche inquadratura. Vabbè, vado io a fare la spesa, dammi i soldi. Quali soldi? Sono finiti i soldi, caro. Come sono finiti i soldi? E quelli che ti do in Cura Italia. Sì, aspetta e spera, una tantum. Accidenti, adesso come facciamo? Ci siamo impegnati tutto ormai. Nell'ultimo cassetto dell'armadio c'è una cassettina di latta. Là dentro troverai mezzo panetto di lievito di birra. Shhh! Vai davanti al supermercato e cerca di venderlo. O quello ci facciamo la spesa una settimana. E la pizza? E la pizza della vintia. Ma vai. Vado. Mi raccomando, non ti dimenticare la mascherina. Ok, tranquillo. Senti, andrà tutto bene, no? Sì.